Siamo a Sant'Ambrogio di Valpolicella e siamo qui con Alberto Aldeghieri, grande produttore storico, famiglia importante. Naturalmente il cavallo di battaglia è l'Amarone perché è il principe dei vini, però oggi vorrei che Alberto ci parlasse di due prodotti molto particolari. Sì, ovviamente l'Amarone è quello che ci fa aprire i mercati all'estero e ci fa conoscere tutto il mondo e apprezzare la Valpolicella. Noi però abbiamo puntato anche sulla riscoperta di vitigni autoctoni che erano stati completamente abbandonati in Valpolicella e abbiamo fatto un vino molto particolare da uva Dindarella 100%, riscoperta nel 92, il primo imbottigliamento l'abbiamo fatto nel 96. È un'uva che in piccole percentuali è sempre stata messa nell'Amarone e quindi abbiamo fatto questa scommessa di cercare di far apprezzare anche quello che è un vitigno particolare in Valpolicella e sconosciuto. Magari se vuoi che lo assaggiamo anche. Bene. Quindi grande attenzione a quelle che sono le radici, la storia della Valpolicella. Quello che stiamo per assaggiare è un po' la storia della Valpolicella. Esatto. Quello che una volta si faceva questo vino, 50 anni fa, 60 anni fa. Fumato, note un po' diverse da quello che è la Valpolicella, però pur rimanendo sul territorio. Un altro vino che abbiamo invece è il Sengia Rossa, qui abbiamo sempre la tradizione Corvina Rondinella con aggiunta di un vitigno internazionale, il Merlot, per andare anche a catturare quei mercati dove non conoscono la Valpolicella. Magari anche questo è un cavallo di battaglia per entrare su nuovi mercati per poi far conoscere anche quello che è l'essenza della Valpolicella. Quindi Corvina, Rondinella e Merlot, un vino molto morbido e che piace un po' a tutte le persone. Come risponde il mercato a queste proposte in particolare? Il mercato per fortuna risponde molto bene perché la Valpolicella è conosciuta, l'Amarone è conosciuto e quindi c'è anche la voglia di andare alla scoperta di tutto quello che è la cantina, quindi anche le persone vogliono che noi produttori, la famiglia vada a incontrare le persone in giro per il mondo e vogliono scoprire anche tutto ciò che sta dietro l'Amarone, quindi anche gli altri vitigni autoctoni. Alberto però ha anche un altro ruolo molto importante che è quello di presidente di strada del vino Valpolicella. Come si approccia oggi la strada del vino? Come si sta muovendo oggi? Allora, oltre ai produttori andare ad incontrare le persone nei loro luoghi, vogliamo anche che le persone vengano sul nostro territorio e conoscano come viene fatto il vino, il perché di questo grande successo dei nostri vini. Perché i vitigni si possono impiantare anche nel resto del mondo senza problemi. Però c'è la tradizione, c'è il fattore umano, quindi vogliamo che la gente venga sul territorio per vedere il perché escono questi grandi vini solo sul nostro territorio. Quindi la strada del vino serve a questo, serve affinché il turista enogastronomico venga sul territorio, assaggi i nostri vini, visita la cantina e poi apprezza anche tutto ciò che sta dietro, quindi la gastronomia, i nostri prodotti tipici di agricoltura, ma anche l'artigianato e le bellezze che il territorio sa offrire, paesaggistiche, architettoniche, storiche. Quindi la strada si propone a andare a promuoversi in giro per il mondo affinché il turista venga sul territorio. Quindi il vino diventa l'ambasciatore numero uno, ma è capo di una filiera che vede anche l'ospitalità, vede anche la ristorazione, vede anche il prodotto e quindi ecco che crea un indotto per tutto il territorio. Esattamente. Senza dimenticare la cultura, perché dimentichiamo che questo è l'anno salgariano, il 150enario della nascita, ed è stato un momento in cui hanno parlato molto della Valpolicella. Certo, c'è Giulietta Romeo anche che tira la città di Verona con le sue bellezze anche della città, c'è il lago di Garda e tutto ciò fa sì che anche la Valpolicella sia conosciuta. Benissimo. Assaggiamo? Allora grazie, cin cin. Cin cin, venite lì. Evviva.